Todis, offerte sorprendenti dal 28 luglio al 7 agosto. Penne rigate, spaghetti, maxi formato 800 grammi, 85 centesimi. Olio extravergine di oliva grezzo non filtrato, 1 litro, 4,49 euro. Carta igienica 20 rotoli, 2 veli, 160 strappi, 3,89 euro. Todis, buongiorno convenienza. Sta ancora una volta suscitando interesse a livello nazionale la vicenda legata al cantiere ex Privilege, in particolare questa volta al sequestro dello scafo del mega yacht P430 decretata dal Tribunale Civile di Lucca. Sempre nelle aule di giustizia toscane, in quel caso ad Arezzo, si era parlato del cantiere in occasione del processo per il fallimento di Banca Etruria ed è giallo sul nome del creditore che ha chiesto e ottenuto il sequestro conservativo del P430. Perché il Tribunale di Lucca? C'è qualche creditore toscano che vanta crediti ingenti dalla Marine Goddess, ovvero dalla società che risulta adesso essere proprietaria dello scafo del P430? Sono le domande che viene naturale porsi all'indomani della scoperta che l'ingombrante, enorme guscio di ferro presente da oltre un decennio nell'area dell'ex Mattonara è stato posto sotto sequestro conservativo su ordinanza di un giudice del Tribunale Civile della città che diede i natali a Giacomo Puccini. C'è da dire che sull'anticipazione fornita ieri dal TRC Giornale stanno adesso lavorando anche i cronisti di importanti organi di informazione della Toscana, visto il clamore mediatico a livello nazionale che da sempre accompagna la vicenda. D'altronde, sembra esserci un legame sotterraneo tra l'intricata storia del cantiere ex Privilege, la cui concessione venne siglata nel 2009 dall'allora presidente dell'autorità portuale Fabio Ciani e la regione più vicina a Civitavecchia in linea d'aria. La vicenda Privilege trovò infatti ampio spazio anche nel processo per il fallimento di Banca Etruria, celebrato al Tribunale di Arezzo e che nell'ottobre scorso si concluse con una sola condanna per il reato di bancarotta e 22 assoluzioni. Insomma, è caccia al creditore che ha fatto sequestrare il mega yacht da 127 metri che attende ancora di essere completato. Ma forse la soluzione del giallo potrebbe essere più semplice di quanto si possa immaginare. William Gassen, il CEO di Koenig, la società che acquisì all'asta fallimentare il cantiere ex Privilege, nell'intervista rilasciata al TRC Giornale la scorsa settimana, aveva testualmente affermato che Marine Goddess non aveva pagato gli interventi condotti sull'imbarcazione per la sua messa in sicurezza e per altre necessità di proprietari. Si tratterebbe, a quanto ci è sembrato di capire, di somme quanto mai ingenti. Il creditore sconosciuto potrebbe quindi essere la stessa Koenig, i cui legali potrebbero aver scelto di rivolgersi al Tribunale Civile di Lucca. Staremo a vedere. Ultimo giorno da Bollino Rosso oggi per Civitavecchia, questo stando all'ultimo bollettino diffuso ieri dal Dipartimento di Protezione Civile su indicazione del Ministero della Salute, sulla base del quale da domani la città tornerà addirittura al giallo senza passare dal colore arancio. Praticamente, stando agli esperti, nell'arco di sole 24 ore si dovrebbe passare dalla massima situazione di allerta per le ondate di calore a livello di attenzione 1, che consente di poter restare moderatamente tranquilli e di condurre pressoché normalmente tutte le attività. Ancora per oggi quindi bisogna invece prestare la massima attenzione e osservare una serie di importanti regole. Viene soprattutto raccomandato di non esporsi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata e di evitare le zone particolarmente trafficate, in particolare ai bambini, agli anziani, alle persone con asma e altre malattie respiratorie e a quelle non autosufficienti o convalescenti. Viene poi consigliato di recarsi in luoghi pubblici come parchi e giardini nelle ore più fresche della giornata, di frequentare esercizi commerciali nei quali ci sia aria condizionata e di tenere sotto controllo la situazione delle persone anziane che vivono sole. Va sempre meglio sul fronte Covid, il virus continua ad arretrare e anche il quotidiano report diramato ieri dall'assessorato regionale alla sanità, pur facendo riferimento ai tamponi effettuati domenica e quindi in misura inferiore rispetto ai giorni feriali, ha certificato la continuazione del calo dei contagi. Segno che la cosiddetta sottovariante Omicron 5 sta progressivamente esaurendo la sua forza. Civitavecchia in particolare, pur avendo avuto 24 nuove positività, ha potuto contare su 29 guarigioni. Attualmente il numero dei soggetti positivi al Covid in
città è pari a 679 unità. La discesa ha comunque continuato ad interessare l'intero territorio della ASL, dove i soggetti che risultano contagiati in questo momento sono 3.405, circa 150 in meno del report del giorno precedente. Una situazione che lascia quindi ben sperare per la seconda parte di questa stagione estiva che, a differenza delle precedenti, ha fatto registrare un'inaspettata ondata del virus. Con l'attuale trend in diminuzione è prevedibile che nell'arco di un paio di settimane anche il reparto Covid del San Paolo, riaperto in fretta e furia all'inizio del mese, possa tornare a svuotarsi. Apprendiamo con preoccupazione che risultano 74 detenuti positivi al Covid-19 e anche 17 unità di polizia penitenziaria presso il nuovo complesso casa circondariale di Civitavecchia. L'allarme arriva dalla FNS CISL Lazio, che tramite il segretario generale Massimo Costantino parla dell'importante problema che si verifica all'interno del carcere. Costantino spiega che attualmente sono presenti 445 detenuti rispetto ai 357 previsti, con un sovraffollamento di 88 detenuti, mentre nel carcere mancano 54 unità di polizia penitenziaria, considerato che i previsti sono 282 ma presenti sono solo 228. Sentiamo l'intervista a Costantino. C'è preoccupazione per il cluster che si è sviluppato al carcere di Borgata Aurelia, insomma sono numeri importanti quelli che si registrano. Sì, attualmente noi registriamo 74 detenuti positivi da Covid e 17 unità di polizia penitenziaria. In ambito regionale il dato più eclatante rispetto agli altri istituti, che sono molto al di sotto, 1-2, massimo 5 detenuti o 1-2 agenti. Quindi è per questo che è un dato preoccupante. C'è preoccupazione, come si gestisce questa fase delicata anche per un ambiente chiuso e particolare come quello del carcere? La gestione in questo caso è prevenire, quindi non avere contatti, avere detenuti in stanze detentive singole e mettere tutte le precauzioni del caso da Covid, ecco, è la prima cosa da tener conto. Non si può ovviamente tornare indietro, però insomma si poteva gestire diversamente, insomma, ed evitare che questo cluster potesse scoppiare, anche se è difficile capire poi le modalità con cui sia avvenuto. No, non penso che era evitabile, perché comunque c'è da dire che anche nella società civile abbiamo casi che stanno aumentando in modo esagerato, quindi la fatalità delle volte, anche i falsi negativi diventano positivi, possono creare delle situazioni, ma questo, ripeto, vale nel carcere ma così come vale anche nella società civile, quindi precauzioni ci sono sempre. C'è anche un protocollo molto stringente, no? All'interno dei carceri comunque ci sono sì protocolli stringenti che vengono applicati alla lettera, quindi ripeto, probabilmente ci sono dei casi negativi che poi si sono positivizzati e questo probabilmente scaturisce anche questo aumento di detenuti. Ripeto, è un caso che si ripete anche nella società, quindi non c'è nulla che si potesse impedire ciò. Anche perché si deve garantire ai detenuti, insomma, le visite, i rapporti con gli avvocati. Quelli sono dei diritti che vanno sempre comunque tutelati, a prescindere dalle situazioni, che vanno sempre tutelati e garantiti. Ulteriori segnali positivi riguardo i traffici portuali a Civitavecchia. I dati del primo semestre del 2022 evidenziano, soprattutto grazie al carbone destinato alla centrale Enel, un notevole aumento del tonnellaggio delle merci, ma anche un ritorno ai livelli pre-pandemia per quanto riguarda i contenitori. Diverso il discorso per quanto concerne i traffici crocieristico e passeggeri, nettamente cresciuti rispetto al quasi nulla dello scorso anno, ma ancora notevolmente inferiori rispetto al 2019, ultimo anno prima del Covid. Meglio, molto meglio degli anni orribili 2020 e 2021, contrassegnati dalla pandemia e in qualche caso anche del 2019, l'ultimo sul quale si può ragionare con serietà, visto che ancora il ciclone Covid non si era abbattuto sul mondo e nel particolare sul porto di Civitavecchia. I dati relativi al primo semestre dell'anno in corso mostrano incoraggianti segnali di crescita in alcuni settori, mentre in altri, nello specifico quelli riguardanti il traffico passeggeri e crocieristico, i livelli del 2019 sono purtroppo ancora ben lontani. Per quanto riguarda le rinfuse liquide, i primi sei mesi del 2022 vedono una diminuzione di 20.000 tonnellate rispetto all'anno precedente, ma una crescita di oltre 80.000 rispetto al 2019.
Trascinato dal carbone cresce anche il tonnellaggio delle rinfuse solide di oltre 500.000 rispetto al 2021 e di 330.000 rispetto al 2019. Il solo carbone, prendendo a riferimento 3 anni fa, è cresciuto di 330.000 tonnellate. Bene anche i materiali ferrosi, con più 80.000 tonnellate rispetto al 2019 e un più 50.000 rispetto al 2021. In calo, rispettivamente di 7.000 e 14.000 tonnellate rispetto a 3 anni fa, i minerali grezzi e le altre rinfuse solide. Si conferma, nel primo semestre dell'anno, anche l'incoraggiante inversione di tendenza dei contenitori, che tornano ai livelli del 2019, con poco più di 63.000 TEU. Importante in questo contesto che i pieni siano arrivati oltre quota 40.000 contro i vuoti, il cui numero è inferiore alle 23.000 unità. Complessivamente nel primo semestre del 2022 sono approdate oltre 250 navi in più rispetto allo scorso anno, ma 200 in meno rispetto al 2019, i cui livelli, come detto, sono ancora lontani nel settore passeggeri e croceristico. Per quanto riguarda i passeggeri, sono cresciuti di 150.000 unità rispetto al 2021, ma segnano un meno 130.000 in riferimento al 2019. I croceristi, dal canto loro, arrivati a quota 630.697, sono quasi 10 volte di più rispetto al misero 75.133 pandemico del 2021, ma risultano oltre 400.000 in meno rispetto allo straordinario 2019. In ultimo, gli automezzi imbarcati, anche qui oltre 50.000 in più rispetto all'anno scorso, ma 60.000 in meno rispetto al 2019. E sui dati semestrali del porto si registra una dichiarazione del presidente dell'autorità portuale Pino Musolino, il quale sottolinea come i numeri dei primi 6 mesi del 2022 siano il risultato del lavoro che passo dopo passo e con grande entusiasmo l'ente sta portando avanti con un trend positivo iniziato già lo scorso anno, risultato di un impegno costante. Per Musolino l'aumento di oltre il 20% del tonnellaggio complessivo dei traffici del network rispetto ai primi 6 mesi del 2021 indica chiaramente che si sta procedendo sulla strada giusta. E in tal senso è importante sottolineare l'inversione di tendenza rispetto al recente passato che si registra nel settore dei container. Achille Lauro, Francesco Renga, Evian Travel, De Cameroc, Max Angioni ed Enrico Brignano sono gli artisti annunciati questa mattina dall'amministrazione comunale nel corso della presentazione del cartellone del Civitavecchia Summer Festival, che si esibiranno nel mese di agosto sul palco che sarà allestito alla Marina. Le interviste. Sindaco, un cartellone veramente strepitoso, straordinario, anche realizzato in tempi brevissimi. Beh, credo che sia una sperimentazione importante, una nuova sperimentazione per la nostra città. Rimane fermo il discorso degli spettacoli gratuiti di grande rilievo, basta pensare a Francesco Renga, insomma al concerto di un cantante amato un po' da tutti, quindi un po' tutte le età. Sotto questo profilo abbiamo cercato di privilegiare veramente gli interessi e l'attenzione di tutte le generazioni, però abbiamo strizzato un po' di più l'occhiolino ai giovani, perché è giusto che i giovani abbiano a disposizione la possibilità di assistere nella loro città a concerti dei loro idoli. Non solo questo, ma è coniugato tutto ciò con la possibilità, ripeto, di avere nomi eccellenti. Si concluderà con Brignano il cartellone di intrattenimento, quello principale, ma anche spettacoli gratuiti e soprattutto iniziative che poi si svolgeranno anche nell'ambito della città, spettacoli che coinvolgeranno piazze, il centro, insomma cose che sono assolutamente belle e che consentiranno ai nostri concittadini e non solo di vivere un'estate serena e spensierata. Diamo un senso alla nostra estate che sia un senso di intrattenimento, di attenzione per i nostri cittadini, ma anche di carattere commerciale, cioè un indotto che puoi creare attraverso la realizzazione, come dicevi tu, di spettacoli. Un grande risultato dovuto anche alla voglia di quello di cui parlavamo, di riportare appunto Civitavecchia sulla vetrina nazionale per i grandi eventi, come si faceva una volta, e ritornare a essere un centro di qualità culturale, che è importantissimo per tutta la città, sia per gli appassionati che si divertiranno, ma anche per turismo e commercio. È un lavoro fatto in sinergia tra Stazione Musica, Wally e Felix,
e Shining Production, con il quale siamo riusciti a fare questo salto di qualità per intercettare e organizzare eventi con grandi nomi come appunto Irama, Psicologi, Noiz, Brignano, e grazie alla loro professionalità e al loro portfolio siamo riusciti in pochissimo tempo, abbiamo iniziato da circa 2 settimane, a chiudere un cartellone di questo livello. Abbiamo una proposta, direi che quest'anno è quanto mai variegata, perché appunto ci siamo rivolti principalmente ai giovani, però ci sono anche tante proposte, per esempio nel cartellone abbiamo Brignano e Renga, che comunque sono trasversali e interessano a un pubblico sicuramente più allargato. Per vedere un concerto di Renga o di Achille Laura io mi aspetto che si spostino anche da altre regioni, addirittura come è successo magari nella vicina Cerenova per vedere Jovanotti. Ovviamente non è la stessa cosa, non è lo stesso tipo di concerto, perché per noi ci sarà proprio un palco e ci saranno delle sedute in alcuni casi invece facciamo anche questo esperimento, no? Il fatto di avere un concerto in piedi, perché è da tanto che a Civitavecchia non si fa un concerto in piedi. Quest'anno sperimentiamo anche questa nuova soluzione, sempre come dicevo prima, prevalentemente indirizzata ai giovani. Dopo oltre 3 anni di amministrazione tedesco, i problemi in ambito sportivo sono ancora tutti lì, ben lontani dall'essere risolti. La considerazione arriva dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, che parla di impiantistica sportiva facendo il punto di alcuni impianti di Civitavecchia. Il Saraudi, affermano i pentastellati, dove oggi sarebbe già operativo un bellissimo skate park per lanciare quella che è una disciplina olimpica sempre più emergente, è ancora terra brulla. Il Fattori, dove erano già pronti 3,5 milioni di euro da noi reperiti fin dall'insediamento della giunta tedesco, nonostante i vari proclami e annunci, ancora non ha visto un operaio al lavoro a distanza di 3 anni. Il Palagrammatico, per cui sono arrivati sia i soldi dell'assicurazione che il finanziamento regionale, ha ancora il futuro avvolto nelle nebbie e nell'incertezza, con la comprensibile rabbia della società locale. Dopo 5 anni senza campo, la Flavioni pensa ad iniziative clamorose per non far spegnere i riflettori sul nuovo Palagrammatico. Come sappiamo, da 1 anno e mezzo non ci sono novità sostanziali sulla ricostruzione dell'impianto, con Comune e Regione Lazio che non sono ancora riusciti a chiudere questa vicenda. Siamo stufi di essere presi in giro, afferma il vicepresidente della Flavioni, Renato Pacifico. È ora di dire basta. I soldi sono stati reperiti, il Comune faccia quello che deve fare. Vogliamo il Palagrammatico a Via Betti e non da altre parti. Ogni società ha una sua casa. Solo noi siamo per strade. Nonostante questo, la Flavioni ha sempre ottenuto risultati importanti. Ho scritto al sindaco Ernesto Tedesco: se non dovesse fissare un incontro sulla questione, giovedì mattina mi incatenerò al vecchio Palagrammatico, così Civitavecchia riderà di questa brutta situazione. Anche quest'anno Civitavecchia sarà presente ai Tesori del Mediterraneo, importante manifestazione che per la nuova edizione sarà di carattere internazionale e che si svolgerà nelle acque di Reggio Calabria, nello stretto di Messina. Anche quest'anno la nostra città si freggerà dell'accordo tra la Mare Nostrum 2000 e la Civitaremo. L'equipaggio sarà composto dal capitano Gennaro Lo Iacono, dal timoniere Sandro Costa e dai canottieri Dante Cima, Sandro Mondelli e Ivano Scotti. Obiettivo della spedizione in terra calabrese è quello di ripetere la finale dell'anno scorso. Le interviste. Sandro Calderai e Matteo Iacomelli tornano ai Tesori del Mediterraneo e torna la Legata, un protagonista civetta a Reggio Calabria, per cui anche quest'anno cercate di farvi valere. Sì, anche quest'anno dal 2016 organizziamo gli equipaggi che partecipano a questa bellissima regata del Mediterraneo che si svolge dal 29 al 31 di luglio a Reggio Calabria. È una regata molto difficile perché gli equipaggi sono molto agguerriti, le Fiamme Gialle, la città metropolitana di Reggio Calabria, Brindisi, Bari, Messina, cioè ce ne sono veramente tanti, e anche addirittura un equipaggio di Malta, e quindi dà anche un tocco di internazionalità a questa bellissima manifestazione che coniuga sport, cultura, tradizioni, insomma, quindi è veramente un ottimo risultato. Andiamo con il patrocinio logicamente dell'amministrazione comunale, che ringraziamo sempre per il supporto, il sostegno che ci ha dato anche per organizzare al meglio tutta la trasferta di questi giorni, questo fine settimana. È delegato, seguirà questa regata
al telefono, insomma, in streaming, quindi seguita da lontano, sarà vicino a questi ragazzi. Sì, avevo promesso, insomma, che sarei andato, ma mi coincide proprio col compleanno di mio figlio, e quindi, però lì, chiaramente, come l'altro anno, seguirò il streaming. Ma è una kermesse sportiva importante, chiaramente l'equipaggio rappresenterà la città di Civitavecchia, ma questo è una dimostrazione anche dell'impegno che stiamo cercando di mettere insieme in collaborazione con la Mare Nostrum per cercare di riportare in alto proprio queste competizioni in acqua aperta, compreso il Palio Marinaro, perché insomma sono tradizioni della nostra città e come tali non solo non vanno perse, ma vanno alimentate per cercare di far sì che accrescano sempre. Noi ci teniamo molto e quindi continuiamo questo progetto insieme. Capitano Gennaro Iacono, gli altri canottieri invece quali saranno? C'è Dante Cima, Sandro Mondelli, Sandro Costa, Ivano Scotti, porca miseria, mi dimenticavo proprio la punta di diamante, perché è uno sportivo a tutto campo, quindi è un equipaggio già esperto, un equipaggio che diciamo annovera anche un paio di elementi che hanno vinto a Reggio Calabria la regata Ulisse. Una volta questa regata dei Tesori del Mediterraneo veniva nominata come regata Ulisse, quindi nel 2006 sia Sandro Mondelli che Dante Cima la vinsero, quindi abbiamo ottimi probabilità di, almeno, non dico di ma insomma di fare un bellissimo risultato. Buone e cattive notizie dalla riunione di questa mattina organizzata al Comune dal delegato allo sport Matteo Iacomelli in merito al caso Coser e alla possibile non partecipazione della squadra al campionato. Erano presenti alla riunione, oltre ovviamente a Iacomelli, presidenti di Coser Nuoto e Coser Sport, rispettivamente Antonio Parisi e Cesare Muzzi, l'allenatore della Coser Fabio De Santis. Dall'altra parte, a titolo personale, Daniele Lisi e Mauro Ronconi, i quali sono ex allenatori e ex preparatore atletico della formazione gialloblu. All'incontro c'era anche il presidente della FIN Lazio, Giampiero Mauretti, e le giocatrici della Coser, Jennifer Fraticelli e Agnese Foschi. Ad inizio riunione Antonio Parisi ha annunciato che il comunicato di qualche giorno fa, nel quale la Coser annunciava di non iscriversi alla 2, era una provocazione, che in realtà la società parteciperà alla categoria cadetta. Una scelta, quella del club, che mira a rispettare la volontà delle ragazze di continuare a giocare e di soddisfare le richieste del comune. Purtroppo si tratta dell'unica buona notizia dalla riunione, che è durata solo 20 minuti a causa dell'impossibilità tra le parti di giungere ad un accordo, la cui frattura è così aperta da non permettere che venga fatto un passo indietro. Il Civitavecchia annuncia di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive entrambi in precedenza tesserati con il Cinzia Albalonga del classe 1999 Cristiano Proietti e del classe 2002 Lorenzo Gagliardi. In una nota il club nerazzurro spiega l'acquisto a titolo definitivo con il ruolo che i due ragazzi hanno avuto nella scorsa stagione sportiva, che ha portato alla conquista della Coppa Italia d'Eccellenza dopo 27 anni di digiuno, e con Proietti che tra l'altro ha realizzato dal dischetto il gol vittoria che ha piegato la Tivoli. Gagliardi, nonostante la giovane età, prosegue la nota del Civitavecchia Calcio, si è mostrato un pilastro imprescindibile nella scelta dell'undici domenicale. Per questo, alla luce della loro forte richiesta di rimanere a difendere i colori nerazzurri anche per il futuro, si sono fatti tutti i passi per riscattarli a titolo definitivo dalla società di appartenenza. Il campionato interregionale o B2 di basket partirà il prossimo anno, ma per la Stemar 90 cestistica e le altre formazioni laziali di C-Gold inizierà già nella stagione che sta per iniziare. È stata infatti ufficializzata la presenza nel girone dell'Esperia Cagliari, storica e prestigiosa formazione di pallacanestro isolana che nel suo passato ha anche militato in Serie A. Il campionato di C-Gold laziale, giudicato già unanimemente il più tecnico e difficile a livello nazionale, aumenta anche il suo prestigio andando a comprendere una società fuori regione dell'importanza di Cagliari. Per le società però un ulteriore aumento dei costi, considerato che la trasferta intera sarda avrà un forte impatto in termini economici, considerando il volo per tutto il gruppo squadra e la permanenza a Cagliari per almeno una giornata.
Incerta di convocazioni per la CV Skating in vista dei prossimi eventi della Nazionale Italiana Giovanile dal 27 al 31 luglio a Valladolid in Spagna. Si terranno gli europei Under 18 e Under 16 maschili e junior femminili. Per il club del presidente Valentini, diversi rappresentanti nella spedizione. In Under 16, nuova convocazione per i fratelli Bernardo e Ruggero Meconi dopo l'esperienza dell'anno passato in Svizzera. In Under 18, Mario Mandolfo è prima riserva a casa e potrebbe aggregarsi last minute al gruppo in caso di una defezione. In junior femminile, oltre all'head coach Martina Gavazzi, convocazioni per il goalie Giulia Mollica, già presente ai mondiali di Barcellona 2019, prima esperienza assoluta per Gloria Padovan e Aurora De Fazzi. Passiamo ora a una segnalazione che ci arriva da una nostra telespettatrice che riguarda il degrado. Ci occupiamo dei mini secchi che vengono sistemati in giro per la città e che quando sono pieni non vengono svuotati e per giorni rimangono ricolmi con la sporcizia che cade in terra. La foto che ci è stata inviata si riferisce a via Carlo Calisse all'angolo con via Giacinto Bruzzesi. Per giorni questa è la situazione sotto la mia abitazione, afferma la cittadina, e non vedo operatori ecologici che vengono a ritirare l'immondizia con tutti i problemi che ne conseguono, a cominciare dalla forte puzza. Questa situazione si verifica anche in altri mastelli simili in giro per la città. Ho segnalato più volte la questione CSP all'ufficio ambiente senza mai avere un riscontro positivo. Come di consueto, giriamo la segnalazione agli organi competenti. Vi invitiamo a seguirci anche sui nostri profili social, Facebook, YouTube, Instagram. Inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it. La sapienza di ieri e la tecnica di oggi al servizio della migliore qualità. Carni Diego e Barbara dal 1992, carni di produzione propria.